Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è stato a Pietrastornina, in provincia di Avellino, dove ha partecipato ad una riunione con altri primi cittadini. Insieme hanno incontrato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a cui hanno parlato di tutte le problematiche ataviche delle zone interne. Il sindaco Mastella ha dichiarato che c'è sempre più bisogno di un aiuto fattivo del governo in termini economici e di organizzazione per le aree interne per i piccoli comuni, poiché non solo le casse comunali sono vuote, ma sono le zone più dimenticate, le ultime che ricevono sostegno e finanziamenti. Bisogna dare la gestione ai comuni e alle province in maniera autonoma perché l'Italia funziona al meglio a livello amministrativo. Ascoltiamo le dichiarazioni nei dettagli ai microfoni di TV7. No, ma noi siamo amici, insomma, siamo tutti siamo amici, anzi lui ha detto alcune cose molto carine mi riguardi. Dopo che sono intervenuto ha voluto il sindaco di Pietrastornina che dicesse alcune cose, alcune parole di benvenuto al ministro che è di Pietrastornina, e gli ho detto che bisogna fronteggiare la situazione dando una mano in modo particolare ai comuni e recuperare anche questa dinamica istituzionale, cioè le regioni che erano enti di programmazione sono diventate enti di gestione e i comuni invece bisogna recuperare l'idea dei comuni come tale. Quindi speriamo insomma di fare qualcosa, ci vedremo con lui, lo vedo anche fine settimana, ci vediamo insomma in maniera amichevole, però ci vediamo ufficialmente che lui parla, dove parlo pure io, all'Assemblea dei Sindaci a Bergamo la prossima settimana, dal 22 al 24, e quindi spero che lui dica queste cose che ha detto anche ieri, già per la verità, in maniera anticipata a Pietrastornina. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete è stato presentato il nuovo progetto dell'ASDIM nell'Aula Magna dell'Istituto Rampone, una rivista online dove troveranno posto, oltre alle informazioni medico-scientifiche, approfondimenti, news e rubriche di estrema utilità nell'affrontare le varie problematiche, piccole e grandi, che una persona affetta da diabete si trova a dover gestire nella vita quotidiana. La pubblicazione sarà in rete entro il prossimo mese di dicembre. Ai microfoni di TV7, Agno Rossi. Oggi è la Giornata Mondiale alla lotta al diabete, presentiamo un progetto nuovo, innovativo, che è quello di una rivista online, e lei mi direbbe ce ne sono tante sicuramente, ma questa è una rivista dedicata ai pazienti e ai malati diabetici e a chi deve fare un po' di prevenzione. Quindi con l'ausilio di tanti professionisti nel Beneventano e non solo, in tutta la Campania, avremo pubblicati degli studi in maniera chiara, quindi degli articoli in maniera chiara che possono capire tutti, quindi senza paroloni, e possano in effetti prendere coscienza di quello che è il diabete e le sue complicanze e le sue problematiche, ma parlato proprio al paziente e in maniera, come dicevo prima, mi ripeto, in maniera chiara, perché ce n'è proprio bisogno, c'è bisogno di informazione diretta al paziente. Noi nel Beneventano abbiamo circa 14.000 diabetici. La situazione è drammatica, è al collasso, anche perché oltre questi 14.000 si calcola che ce ne sono altri 4-5.000 che sono portatori sani, cioè hanno la patologia e non sanno, per mancanza di informazione, non sanno di averla, quindi non ci sono i controlli periodici. E stiamo cercando proprio di far emergere questo dato. Il diabete, dalla diagnosi alle procedure di monitoraggio, è il tema del convegno che si è tenuto presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione IPSAR Le Streghe di Benevento. L'iniziativa si è svolta in occasione della Giornata Mondiale del Diabete ed è stata promossa dal Lions Club Benevento Host del presidente Gianluca Tomacello e dal Lions Club Benevento Arcotraiano del presidente Maglio Marotti, con il patrocinio del Comune di Benevento e dell'Associazione Diabetici Italia Meridionale al di qua del Faro. Nel corso della giornata, che ha visto anche il coinvolgimento dei ragazzi dell'Istituto Le Streghe, sono stati effettuati screening diabetologici ed è stato possibile degustare ricette salutari. Presso il Palazzo di Giustizia di Benevento si è tenuto l'evento di presentazione dell'app ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. L'app, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google, costituisce un prezioso supporto quotidiano per la professione, offrendo soluzioni veloci e contenuti editoriali autorevoli, sempre a portata di mano e aggiornati quotidianamente. Il servizio di TV7.
Beh, questo è un nuovo, un ulteriore passo verso la digitalizzazione del nostro ordine che già, come ben sapete, è stata avviata 3 anni fa quando in periodo pandemico ci siamo attivati per cercare di digitalizzare, informatizzare quindi i nostri servizi. Quest'app è un'app sicuramente che riunisce un po' tutte quelle che sono le attività che già solitamente quindi sono presenti sul nostro sito, ma in più c'è anche la possibilità di individuare e di consultare quelli che sono i codici ipertestuali, anche delle informazioni, quindi sia in merito alle news sugli orientamenti giurisprudenziali e le nuove novità legislative. Diciamo che è un servizio che noi intendiamo dare ai nostri iscritti, perché è importante secondo noi della nostra politica quella di agevolare sempre di più la professione. Avvocato Venturini, allora entriamo più nel dettaglio per cercare di capire come è strutturata, diciamo, quest'app. Oggi nasce l'app ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Benevento. È un progetto nel quale abbiamo creduto molto perché, come abbiamo detto, la digitalizzazione iniziata a causa della pandemia si è resa necessaria in questo momento, e questa app sarà scaricabile gratuitamente da tutti gli store e sarà a disposizione dei 1986 avvocati e 900 praticanti, i quali potranno attraverso questo strumento diciamo avere a disposizione una serie di notizie che sono quelle normalmente presenti sul nostro sito istituzionale, ma che saranno fruibili con un semplice click. Quindi il nostro ordine oggi diventa più smart. E cosa potranno fare gli avvocati? Potranno avere attraverso le notifiche push le notizie immediate su quelli che sono i provvedimenti degli uffici giudiziari, i rinvii delle udienze piuttosto che i decreti della presidenza del tribunale. Ancora potranno accedere alla propria PEC, potranno, e questa è una cosa molto importante, consultare una sezione apposita, perché l'app è creata in collaborazione con la Giuffre, quindi una sezione nella quale saranno a disposizione i 4 codici che saranno costantemente aggiornati attraverso le novità giurisprudenziali che saranno messe a disposizione in una apposita sezione, o ancora potranno consultare la propria posizione personale dei 2 portali Sfera e Riconosco e caricare per esempio dal proprio smartphone una istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio. Quindi una serie di diciamo servizi che sono già tutti presenti sul sito, ma che saranno a portata di click. Il personale della divisione di polizia amministrativa della Questura ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione per la durata di 15 giorni della licenza relativa alla somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico sito in Piazza Arechi II. La notte tra l'11 e il 12 novembre scorsi, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti della Volante sono intervenuti a seguito di una segnalazione di aggressione verificatasi all'interno del locale in questione in pregiudizio di un avventore. Sul posto gli operanti hanno individuato tra gli altri un addetto alla sicurezza del locale, che è regolarmente iscritto nel relativo database del Ministero dell'Interno. Dalle preliminari dichiarazioni assunte risultava aver colpito al volto un giovane, cagionandogli lesioni. Il diverbio tra i due si sarebbe acceso per futili motivi, dando vita ad un'aggressione con esiti lesivi, pregiudizievole dell'ordine e della sicurezza pubblica. Mercoledì 16 novembre, a partire dalle 8.30 fino al termine dei lavori che saranno effettuati da Gesesa, sarà chiuso al traffico, con contestuale apposizione del divieto di sosta con rimozione coatta, il tratto di via Nassiria, compreso tra via del Pomerio e l'ingresso del mega parcheggio. Pertanto quest'ultimo sarà accessibile solo attraverso le strade di collegamento provenienti dalla zona di Ponticelli. Le forze di opposizione in Consiglio Comunale hanno organizzato un incontro nella sala consiliare di Palazzo Mosti per discutere dell'anno amministrativo che si sta per concludere, tracciando un bilancio di ciò che è stato fatto e di ciò che deve essere ancora fatto.
I consiglieri comunali di Alternativa per Benevento e Civico 22, infatti, hanno discusso circa le problematiche ataviche che il comune di Benevento affronta quotidianamente e la linea amministrativa per affrontarli. Tanti i temi trattati, dalle infrastrutture all'edilizia scolastica, dal welfare alla sicurezza, un incontro per intraprendere una linea d'azione comune in termini di opposizione e per tutelare i cittadini e i loro bisogni attraverso un'amministrazione della città corretta e trasparente. Diminuiscono i nuovi positivi, ma cresce anche la curva dei contagi da coronavirus. Numeri alla mano, il virus fa registrare 1.482 positivi su 9.907 tamponi esaminati. È dunque positivo il 14,96% degli esaminati. Nessuna nuova vittima. Scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri, 273 con sintomi e 12 in terapia intensiva. Nei giorni 7, 8 e 9 novembre scorsi si è svolto a Pestum il campionato nazionale Pizza Doc. Circa 500 i partecipanti provenienti da ogni parte della penisola che si sono sfidati dando vita ad un evento assai piacevole. Ad aggiudicarsi il terzo posto nella categoria Pizza in Teglia è stato il giovane sannita Fabio Romano, 28 anni di Benevento, alla sua prima esperienza in una competizione importante. La sua deliziosa pizza con crema di zucca, salsiccia di Castelpoto e provola affumicata fresca, infatti, è stata molto apprezzata dai giudici che lo hanno premiato consegnandogli il meritato riconoscimento. Art Joe Air Design Saloon in via Cupa Ponticelli numero 8 a Benevento vi aspetta con le sue favolose promo. 4 looks for you, 4 pieghe a 39 euro in abbonamento mensile invece di 52 euro. Cresciamo insieme fino ai 10 anni. Promo uomo, taglio più cera modellante a soli 19 euro invece di 25. Promo silver, colore più giochi di luce, più toner, più piega, a 59 euro. Mani più semipermanente, a soli 15 euro, invece di 20. Promo bronze, colore più taglio, più piega, a soli 40 euro, invece di 50. Trattamento viso, a soli 25 euro, invece di 35. Promo uomo, taglio più cera modellante a soli 24 euro invece di 30. Piedi più semipermanente a soli 20 euro invece di 30. Promo gold, colore più ricostruzione, più giochi di luce, più toner, più taglio e più piega a 89 euro. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.